coltelli. Ah, pistole no. Minacciavano, le avevano, ma non le Mi hanno fatto sentire che ce l'aveva. Quindi la cosa più importante è sempre cercare di mantenere la calma, di farli stare molto tranquilli. Non avevo nessuna intenzione di reagire a nessuna provocazione. Non lo so che cosa pensavano di portare a casa più di quello che hanno portato via. Sinceramente non lo so, quindi quando qualcosa non gli piaceva, insomma, mi hanno menato, ma insomma. Però non si può raccontarlo. È andata di lusso. L'importante è raccontarla, ma la paura è stata tanta. Non è una banda di improvvisati quella che il 23 di gennaio intorno alle 21 è riuscita ad entrare nella villa sui colli di Monte Silvano di Saturnino De Cecco sopra Santa Filomena. Una rapina ben organizzata. Sono entrati in quattro con il volto coperto da un passamontagna nella casa dell'imprenditore che porta il nome del celebre pastificio. 30 minuti di terrore. Da un lato lui isolato, in compagnia dei rapinatori che lo hanno strattonato e picchiato più volte con l'intento di trovare altro in quella villa, oltre alla cassaforte che è stata svuotata di orologi preziosi e della pistola che Saturnino deteneva regolarmente. Dall'altro la moglie e la figlia, una bambina di 7 anni che sono state rinchiuse in cucina. Poche parole di minacce eppure sono bastate per capire la provenienza di almeno due di loro che avevano un chiaro accento dell'est. Secondo quanto accertato successivamente dai carabinieri del comando di Montesilvano, sulla base delle testimonianze, i rapinatori hanno atteso che la donna e la figlia rientrassero a casa prima di agire e poi si sono fatti aprire il cancello della villa e la porta d'ingresso. L'impianto di allarme che è scattato, seppur in ritardo, pare sia stato sufficiente a mettere in fuga la banda. Ad attendere i quattro, un complice a poche decine di metri dall'ingresso principale della villa e poi il nulla. Le indagini partono dall'auto, probabilmente un'Audi rubata poche ore prima per il colpo, e dall'esame delle immagini delle videocamere di sorveglianza distribuite sull'intero perimetro della villa. Saturnino De Cecco ha lasciato la carica di vicepresidente della terza casa produttrice di pasta al mondo all'inizio del 2020, pur rimanendo tra gli azionisti di riferimento della De Cecco, e ora si occupa di un'azienda di elicotteri, la Overfly, che ha sede a Pescara.